Meridiana, abbiamo tempi molto ristretti perché questa sera poi c'è il Consiglio Comunale di Loreto, ma andiamo a Porto Recanati, andiamo a Porto Recanati, lo facciamo con il vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, Rosalba Ubaldi, che abbiamo in linea telefonica. Buonasera Ubaldi. Buonasera Stereo, a lei ascoltatori. Allora, vediamo un po', partiamo un po' da così ci dice qualche cosa su questo Museo del Mare che avete inaugurato domenica, in contemporanea all'inaugurazione del Museo della Musica qui a Recanati, perché già c'era questo Museo del Mare, poi in realtà l'avete riaperto. Che cosa è stato aggiunto a questo museo? Che cosa avete fatto come opere di intervento per renderlo, diciamo così, più fruibile? Allora, intanto noi abbiamo l'inaugurazione del nostro Museo del Mare, era stato deciso oltre un mese e mezzo fa, e quindi no, la coincidenza corretta non dipende da noi, certo. Non l'avremmo fatta, insomma, non l'avremmo messo in contemporanea. Comunque, diciamo che un vero e proprio Museo del Mare non c'era ancora a Porto Recanati, c'era una raccolta di utensili, di strumenti, di attrezzature, di barche, di lavori fatti in una spontaneità lodevole da parte dei pescatori, così come da un'altra parte, in un altro locale, erano raccolti elementi di storia, così diciamo, della marineria, presso il mare nel cassetto, quindi presso altri locali. E un vero e proprio museo del mare però non c'è mai stato a Porto Recanati. Abbiamo voluto dare intanto i locali che erano stati occupati, dove oggi c'è il museo del mare, sono i locali dell'ex pescheria, e quindi come tale sono locali che non... che in qualche modo, cioè, erano allo stato così come l'aveva lasciati la vecchia pescheria, appena appena riadattati. Oggi li abbiamo intanto messo a norma sotto il profilo della dell'antincendio, per i locali mi sente? Sì, ti sento. Per i locali aperti al pubblico, quindi rispondono ai requisiti, e quindi come tali sono stati utilizzati materiali ignifughi e materiali di sicurezza. Sono state ridipinte tutte le pareti, ridipinte ed attrezzate, alcune sono state demolite all'interno, altre attrezzate. Abbiamo asfaltato tutto il piazzale che serve sia ai locali della vecchia pescheria, ma anche all'ingresso del Museo del Mare, quindi abbiamo speso anche per quello, e abbiamo rimesso a posto il tetto, la copertura, che la cui guaina ormai era andata diciamo in malora, e c'erano le pensiline intorno che erano completamente ammalorate, l'abbiamo dovuto fare prima demolire, fare cadere la parte cadente e poi ricostituire. Non abbiamo ancora finito perché mancano i pannelli solari da mettere sopra, che serviranno per l'alimentazione di tutto l'edificio. A questi si uniscono i lavori fatti dal settore direttamente dal settore cultura, e che riguardano invece sia i dipinti alle barche, sia i quadri illustrativi, sia i collegamenti multimediali suggeriti dal Museo del Mare, dal direttore del Museo del Mare di Genova, quindi sicuramente persona assolutamente, il professor Campodonico, è persona sicuramente qualificata per poterlo fare. Quindi queste sono le cose che abbiamo fatto e che abbiamo realizzato. Abbiamo preso per quanto riguarda i materiali che avevamo, che ci sono stati dati direttamente dalle famiglie che erano proprietarie
di quei materiali, o dai singoli, o dalle famiglie, o dai singoli che hanno proprietari di quel materiale, ma è un, come ha detto Angelica Sabatini, che su questo argomento è sicuramente più, più preparata di me, come lei ha specificato più volte, si tratta di un museo aperto, cioè non è un museo che quello che c'è adesso è finito. Qual è l'intenzione? Allora io porto un esempio di solito, io ho avuto mio suocero, persona che ho amato infinitamente, che è morto a 100 anni, faceva il pescatore, nasce pescatore, e mi ha raccontato tutte le molte cose del mare, molte sue esperienze. Il problema qual è? È che quella generazione prima o poi finisce, lui è morto a 100 anni alcuni anni fa, ma anche l'altra è una generazione che comunque è avanti con gli anni, e quindi certe storie non riescono, se non sono messe su supporti multimediali e quindi facilmente riproducibili, non sono, si perderebbero nel tempo. E quindi il museo oggi è un museo a tutti gli effetti e a mio parere anche altamente qualificato. Benissimo, e quindi anche conservativo di questo materiale, diciamo così, di questa storia. Bene. Tutto la storia. Senta Ubaldi, poi abbiamo visto che c'è stata un'accelerazione sulle scogliere. Diciamo che è un'accelerazione sui ritardi. Sì, va bene, ne abbiamo parlato tantissime volte. Esatto, però è stato fatto un ultimo diciamo così cronoprogramma, ultimo in ordine di tempo, che prevede che per il 15 di luglio tutti i lavori dovessero essere conclusi. Le scogliere sono tutte posizionate, si tratta nelle ultime di posizionare adesso i massi, perché i lavori sulle scogliere avvengono in varie fasi. Quando arriva la nave viene scaricato il materiale, viene scaricato secondo l'ordine di grandezza che prevede la scogliera, no? Il materiale più piccolo va messo sotto perché fa una presa migliore, perché occupa tutti gli spazi, per capirci, no? Il materiale più piccolo. E poi man mano che si cresce sono gli scogli più grandi. Ovviamente il primo compito dei pontoni è quello di trasportare dalla nave alla scogliera, di trasportare il materiale e poi successivamente di posizionarlo. In questi giorni stanno posizionando il materiale già depositato, non so se è tutto, se sta per arrivare un'altra nave, ma se deve arrivare è un'altra nave e basta, non abbiamo materiale. E questo in quale parti del litorale? Tutto questo avviene dalla foce del Potenza fino al Pilocco, quindi fino al Babalù, per intenderci, forse il Pilocco non lo conoscono, ma il Babalù è più conosciuto. Quindi si va a completare quell'opera che era stata. Se non vado errata, se non mi sbaglio, la prima verso il Babalù è la numero 29, perché sono 29 scogliere, tra 28 e 29 potrei sbagliarmi. Comunque sono state posizionate anche le ultime, 1, 2, 3, che sono più piccole, più corte e più ravvicinate, e sono quelle più vicine alla foce. Tutto questo per scelte idrauliche da parte degli ingegneri che conoscono le correnti marine, che quindi hanno deciso che così fosse. Visto che siamo in fase di diciamo così di discussione o di tema di opere, sono stati completati anche i lavori sulla foce del fiume Potenza. Questo che cosa comporta? Questo comporta che intanto che è stata fatta un'opera enorme, della quale non finiremo mai di ringraziare la Regione Marche e il genio civile che ha progettato e seguito i lavori, l'ingegner Marzialetti in particolare. Però è un lavoro enorme, perché intanto ha costituito o ricostituito gli argini.
e quindi sono argini. Ha ripulito di tutta la vegetazione, chiamiamola così, parassita, o comunque quella che dava fastidio, al di là che fosse anche non parassita, però che poteva dar fastidio al deflusso delle acque. Consideri che noi avevamo già svolto un primo lavoro che era l'attraversamento delle condutture della fognatura che passava, che ostruiva su un ponte, l'abbiamo quindi interrato, questo è avvenuto già sempre in previsione di questi lavori. Quindi adesso il fiume, il letto del fiume è molto più largo di prima, è molto più pulito e chiaramente l'acqua può defluire con maggiore agevolezza e senza il rischio, perché sono stati ricostituiti sia i primi che i secondi argini, quindi il rischio delle esondazioni diciamo che è venuto meno, speriamo che così sia, ma comunque sicuramente diminuito del 1000%, di tantissimo. Poi dopodiché c'è sta adesso quell'opera è pronta anche per innestarsi sulla ciclovia della bassa valle del Potenza, il cui tratto va da Porto Recanati fino a Sant'Irmano, quindi ed è una ciclovia, sempre un'opera finanziata dalla Regione Marche, capofila è il comune di Montelupone, ma così come abbiamo fatto quella del Musone, quella della ciclovia adriatica, questa qui consentirà di collegare la ciclovia adriatica con a Pettine con questa ciclovia che va verso l'interno e che per il momento è prevista fino a San Firmano. Poi a Pettine sono tutte le varie, c'è la ciclovia adriatica che è quella che corre lungo l'Adriatica appunto, e poi sono tutte queste ciclovie a Pettine che si collegano per realizzare un enorme circuito. Benissimo, Ubaldi, fra le tante opere che si realizzano qualcuna viene demolita a quanto pare, cioè magari con qualche stretta al cuore, mi sembra di vedere un po' l'immagine del film Nuovo Cinema Paradiso, quando veniva demolito il vecchio cinema del paese. Parliamo di quello del Teatro dei Salesiani. È un'opera, diciamo che è stato davvero una stretta al cuore vederlo andare giù, però è vedere adesso questo spazio aperto e i ricordi che dentro quel teatro, racchiude per tutti noi, ma soprattutto per chi è più grande di me ed è di Porto Recanati. Io mi ricordo, ci vedevo le riviste. Esatto. Emilio Gardini, del grande Gardini. Certo. Sono ricordi indelebili nella mente. E quindi vederlo andare giù è sicuramente stato un... però verrà realizzato adesso, appena finita l'estate, comincerà la fase di edificazione, la nuova edificazione, la sala rimarrà una sala teatro polivalente e al piano di sopra si verranno realizzate delle aule per sempre ragazzi, per la fase educativa dei ragazzi, quindi niente di diverso dalla finalità che l'oratorio ha proprio istituzionalmente, direi, e quindi d'altro canto il teatro però erano tanti anni che era dal terremoto del 2012 che era andato giù, cioè era lesionato e non era utilizzabile in nessun modo, quindi a questo punto ha fatto brutto vederlo demolire, però era anche un dolore vederlo lì e non poterlo utilizzare. Certo. Benissimo, io vorrei parlare un attimo con il vice sindaco su questa questione di questi episodi di violenza che si sono registrati in alcuni weekend ultimi, con il conseguente poi anche introduzione o istituzione del DASPO. Sono aumentati effettivamente questi episodi di violenza rispetto agli anni scorsi, oppure ci troviamo di fronte a un fenomeno così un pochettino troppo pompato?
esagerato. Allora, io la, intanto premetto che questa situazione è seguita in modo particolare dal sindaco. Sì. Io posso dirle qual è la, quindi però per quanto mi riguarda posso dirle la mia in questo senso. Allora, fenomeni, i giovani, molti di loro, alcuni di loro, non molti per fortuna, ma alcuni di loro dopo il lockdown e dopo questo periodo hanno preso il ritorno alla quasi normalità o alla normalità come un modo per sfrenare tutte le tensioni evidentemente che avevano avuto in questo periodo. E perché episodi che, come quelli che noi vediamo a Porto Recanati, sono quelli che interessano almeno in modo particolare me, perché in genere, però siccome i giornali li leggiamo tutti, sono è cronaca di Civitanova, è cronaca di Senigallia, è cronaca di Porto Potenza, è cronaca di, è cronaca di Ancona e di ovunque, compreso poi senza andare fuori, sui posti di mare di più che non nell'entroterra. Anche perché nei posti di mare non è che ci sono soltanto gli indigeni, ma vengono nei posti di mare, soprattutto in estate, raccoglie persone anche o giovani che si ritrovano qui venendo da paesi dell'entroterra. Ci sono di questi episodi, sono episodi non sgradevoli, direi proprio riluttanti per quanto mi riguarda, che sono di difficile arginazione, non so se si può dire arginazione, ma comunque mi ha capito. Va bene, ci siamo. È difficile porgerci un argine, ecco. Sì, diciamo. Sì. Perché effettivamente sono episodi che si spostano con una facilità estrema, sono ragazzi giovani che quindi tu controlli una zona, loro, visto che quella zona è controllata, si spostano su un'altra e a far casino ci mettono 30 secondi. Non sono episodi diversi da quelli di altri posti, sicuramente no, e non sono di più di quelli degli altri posti. Diciamo che quando si sono resi artefici di questi episodi sempre gli stessi ragazzi, addirittura con manifestazioni che non si possono assolutamente accettare, questi comportamenti hanno fatto sì che i carabinieri facessero i loro rilievi e il questore poi emettesse i DASPO per questi ragazzi. Il problema, dopodiché la settimana scorsa, a fine settimana, la questura sta monitorando la situazione ed è presente anche tra questura, cioè c'è un interforze, no? Guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani, ci sono che hanno controllato fino alle 2 di notte, dopodiché il turno finisce in qualche modo. E questi però evidentemente alcuni di loro non sono andati a letto e non hanno trovato di meglio che far gazzarra dopo quell'ora. Quindi questo è un fenomeno sul quale stiamo anche, diciamo, intervenendo in più modi, ma chiedendo anche la collaborazione di chi non deve dare da bere, ma alcuni esercizi addirittura preferiscono chiudere a una certa ora anziché dover dire no, non ti do più da bere. Per cui si sta facendo di tutto a Stereo. Direi che però sono episodi che io non enfatizzerei più di tanto, perché le dico, purtroppo quello che mi preoccupa invece, mi preoccupa davvero, è questa gioventù che nel momento in cui si deve divertire o nel momento in cui deve cercare qualcosa di interessante riesce a fare far gazzarra, a botte o a fare altri gesti assolutamente non accettabili rispetto magari a divertimenti molto più tranquilli. Una volta le discoteche raccoglievano anche questo tipo di esuberanza e lo controllavano. Oggi il fatto che, anche perché si tratta di persone che fanno le ore piccole o le ore quasi grandi di conseguenza, perché arrivano anche alle 4 o alle 5 del mattino e la discoteca chiaramente fa quegli orari lì, quando invece il resto della popolazione a quell'ora dorme, per cui anche il semplice urlare in mezzo alle vie per
chiaramente è un fastidio che vorremmo poter riuscire ad evitare del tutto. Benissimo, beh, certo che le discoteche erano più controllate perché c'erano i buttafuori che poi li, li mettevano in guardia o in riga, come si suol dire, e invece lasciati liberi per circolare nelle viuzze della città di notte possono dare vita a qualsiasi tipo di sconsiderata, diciamo così, violenza o di sconsiderato comportamento. Senta Ubaldi, quando sarà illuminato questo capannone Nervi? Speriamo presto, prima possibile. Cioè d'estate, d'estate lo vedremo? Ma io penso proprio di sì, proprio di sì. Spero proprio di sì, no, sì, sicuramente sì. Pare che le difficoltà che abbiamo in questo momento anche per gli altri lavori, per completare altri lavori, è la difficoltà del reperimento della materia prima, cioè è ripartito il mercato, diciamo così, edilizio, al di là dei prezzi che sono aumentati, ma veramente non si trova il materiale, cioè le fanno fatica le aziende a erogare gli ordini, a essere conseguenti con gli ordini, quindi io che sto seguendo diverse cose, perché sono diverse le cose ancora, tutte in dirittura di arrivo, però sono diverse le opere che sulle quali stiamo lavorando e ci troviamo nella difficoltà tante volte di trovare addirittura le aziende che accettano e che partecipano alle gare. E tante volte, perché c'è lavoro dappertutto, col 110 le imprese lavorano ovunque e il materiale è difficile da reperirsi. Non è che le proteste e le contestazioni vi hanno fatto, diciamo così, ripensare, no? No, ecco, posso. No, perché non è che è qualcosa, cioè le motivazioni per le quali abbiamo ritenuto di fare questo intervento sono le motivazioni che oggi condividiamo come quando le abbiamo sollecitate, voglio dire, perché effettivamente avere un immobile vincolato e quindi rispetto al quale abbiamo comunque il dovere di intervenire, comunque ce l'abbiamo il dovere di intervenire. Lei consideri che non più tardi di 2 anni fa ci abbiamo speso 100.000 euro per incapsulare l'amianto, erano 100.000 euro dei soldi nostri, non erano 100.000 euro così a caso, quindi avevamo già speso dei soldi. Dopodiché oggi noi abbiamo chiesto il finanziamento per poterlo mettere in sicurezza, lo stiamo facendo anche con altre vie, il Ministero ci ha messo nell'elenco delle opere da finanziare, ammissibili, c'è un lungo elenco di opere per le quali abbiamo chiesto il finanziamento, non noi ma tutti i comuni d'Italia. Ce ne sono alcune che sono state finanziate ed altre che invece sono state ammesse a finanziamento ma non ancora finanziate. È possibile che con i prossimi finanziamenti venga finanziata anche questa. Lì abbiamo chiesto noi 50.000 euro per la progettazione e 500.000 euro per la messa in sicurezza, e questo l'abbiamo fatto precedentemente al discorso di illuminazione. Poi è venuta fuori la possibilità anche di investire in un intervento di messa in sicurezza, perché è contemplato proprio quel tipo di intervento, per 90.000 euro le alette, e noi ci mettiamo a posto le alette perché le alette non hanno amianto e solaio, è un semplice solaio che con il tempo si è ovviamente deteriorato. Ma l'obiettivo è quello che prima o poi questa struttura possa essere un teatro all'aperto, un modo per poter fare, cioè per poter ascoltare un concerto, non stiamo parlando di luoghi chiusi o di altro, ma essere utilizzato. Allora, quale modo migliore di quello di cominciare a valorizzarlo? Oggi di notte, se lei lo vede, è una cosa nera che appare alla fine di un lungomare molto bello, perché il nostro lungomare è bellissimo, e alla fine c'è sta cosa che di notte sembra un informe nero. Allora, illuminarlo e apparirà come un guscio di una barca rovesciato, un relitto di una barca rovesciata che è bellissimo, ma io non riesco a capire come si faccia io dico sempre a guardare il dito e non guardare la luna. Ecco, io guardo la luna,
ma se non avessi guardato la luna non avrei realizzato quello che in qualche modo ho realizzato o ho contribuito a realizzare in questo periodo, considerando com'era Porto Recanati 25 anni fa e come lo è oggi. Ubaldi, si è tolta la mascherina all'aperto? Sì, veramente anche adesso sono senza perché... Beh, vabbè, sta solo in macchina. Sono da solo in macchina, sì. No, cerco di togliermela anche perché non se ne può proprio più. Ma anche perché, vabbè, non ne parliamo. Non se ne può proprio più, quindi appena si può, sicuramente, cioè, sono andata al mare 4-5 volte, scendi in spiaggia con la mascherina fino alla sdraio, insomma, veramente... E poi ho fatto anche la seconda vaccinazione, quindi... A posto. Il mio dovere l'ho fatto e spero che lo facciano tutti perché solo se lo fanno tutti il risultato ci sarà. Un'ultima domanda, quella che magari si aspetta. Ci sono dei rumors a Porto Recanati di un centrodestra unito con la candidata Rosalba Ubaldi a sindaco, è vero? No. Che ne so io. No. Allora la risposta è anche semplice: no, non c'è. No, assolutamente. Allora sono chiacchiere così buttate là. Sono chiacchiere da marciapiede, sono chiacchiere da bar, sono ipotesi che nessuno mi ha fatto. Sono quindi, voglio dire, no. Non è. Se lei mi dice è vero che no, e io dico solo la verità. E se dovesse giungerle questa proposta? La esamineremo. A posto. Ma direi che non era nelle mie. Non era e non, ad oggi non è nelle mie aspirazioni più elevate. Qui parliamo di elevato. Elevato c'è soltanto Peppe Grillo. No. Beh, adesso non confondemmo l'oro con l'argento. Cioè, per me elevato è vivere la vita. Sì, un pochino con leggerezza rispetto a. Io sono 25 anni che comunque sia. Tengo il telefono attaccato giorno, notte, Natale, Capodanno e 25 anni che decido di fare vacanze quando non c'è nessun altro tipo di impegno, cioè voglio dire è questo il motivo, cioè la qualità della vita è quello che in qualche modo ispira i miei sogni, ecco, chiamiamo così. Dopodiché io sono una persona concreta e come tale esamineremo se serve quello che può venire fuori. Ottimi rapporti con il sindaco Mozzicafreddo. Ottimi rapporti con il sindaco, con lui sarò leale fino all'ultimo giorno di questa legislatura, sì, assolutamente. Benissimo, tante belle cose Rosalba e ci vediamo a Porto Recanati. Io mi auguro di incontrarlo. Ma come no? Okay. Grazie, buona serata a lei e agli ascoltatori. Grazie, ci vediamo.